Si è laureato il 21 aprile all'Università degli Studi di Cassino e per discutere la propria tesi si è presentato indossando scarpe rosse con tacchi vertiginosi e plateau. Francesco, 27enne di Formia, ha scelto di calzare queste scarpe, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne della comunità LGBTQI+. Questo è il senso profondo della mia tesi, ha dichiarato alle telecamere di Simona Berterame per fanpage.it. Io che ho goduto di un privilegio a metà, io maschio bianco ma omosessuale sempre sfuggente a cliché e stereotipi di genere, ho voluto dall'alto del mio semi-privilegio tendere la mano al mondo femminile, parlare di donne, corpi e di diritti di autodeterminazione in un tempo buio che ha visto passare in secondo piano il tema dei diritti civili. L'auspicio è quello che possa presto arrivare il cambiamento. Ho voluto inaugurare una marcia di splendidi tacchi rossi che supereranno tante ignoranze e cattiveria. Poi, ricordando la giornata in cui ha discusso la tesi di laurea, ha aggiunto: non ci sono stati appunti di alcun genere, solo tanti complimenti per aver superato un'ardua prova di 3 ore su un tacco 14.